In questa domenica del tempo ordinario, la quindicesima, ecco che ascoltiamo un brano del Vangelo molto importante, una sorta di svolta in cui dopo gli insegnamenti e il cammino che i discepoli hanno percorso col Maestro, ecco che sembrano invitati a mettersi in gioco. È finita l'ora delle lezioni e si incomincia coi tirocini, potremmo dire oggi. Molto curioso questo e molto lontano da noi rispetto alla nostra mentalità, questa scelta che fa Gesù. E quindi ascoltiamo questo Vangelo e proviamo a capire insieme un po' meglio cosa significhi e quali lezioni stia dando Gesù ai suoi discepoli. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero o non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Come dicevamo, una svolta in questo Vangelo, in cui dopo diversi insegnamenti, diverse segni che Gesù mostra ai suoi discepoli per indicare come si diventa veri discepoli, come si riconosce in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. Ecco che abbiamo questo passaggio, un passaggio importante che non comprendiamo per certi versi. Noi, nella nostra mentalità, abbiamo in mente che le prove si fanno sempre alla fine, quando si è preparati, quando si deve dimostrare di aver appreso una lezione, di essere capaci di prendere il posto di qualcuno. E allora perché Gesù, che è ancora lontano da Gerusalemme, che ancora non ha mostrato cosa significa darsi totalmente per i fratelli, amare fino in fondo il fratello, prenda questa decisione e metta alla prova i suoi discepoli. Li metta una prova concreta, che non è quella di fare una parte o di dire una parte di ciò che hanno imparato, ma li metta in gioco con quello che hanno. Chieda loro di mettersi in cammino. E in questo senso possiamo rileggere anche nella prima lettura le parole di Amos, questo profeta dell'Antico Testamento, del regno di Giuda, che viveva da pastore, aveva una vita tranquilla nel suo pascolo, e a cui Dio rivolge la sua parola e chiede di mettersi in cammino per andare a portare la parola, la volontà del Padre, gli ammonimenti del Padre a quel popolo di Israele che stava pervertendo la sua condotta, incontrando un tipo di sacerdotalità che è molto costruita, quella di Amasia, quella quasi d'ufficio, e che sembra aver perso la capacità di ascoltare le parole del Padre. Questo mettersi in cammino, che non è un mettersi in cammino da studenti provetti, da professori con delle lauree, da dottori della legge che sanno cosa portare e cosa dire, ma è un cammino di fede, una capacità di ascoltare il Padre per mettersi a disposizione della sua parola, affidandosi a lui e a ciò che ispirerà in lui, nel suo cuore, questo invio. È un po' così anche per i discepoli, che già avevano lasciato la Galilea, avevano lasciato i loro mestieri, le loro famiglie, si erano fidati di quel maestro che li aveva chiamati e l'avevano seguito, dando la loro vita, il loro tempo, mettendosi dietro quel Gesù che li aveva conquistati con uno sguardo, potremmo dire. E ancora Gesù chiede loro di fare un passo oltre, di fidarsi della sua parola e mettersi in cammino, portando ad altri ciò
ciò che i segni e le parole che hanno ascoltato fino a quel momento. È interessante come notare come non sono i discepoli a proporsi, ma è Gesù che li chiama e li incarica di fare questo. Ed è bello vedere come la loro disponibilità nella risposta. Quante volte noi dimentichiamo questa dinamica? Quante volte di fronte alle fatiche, di fronte alle difficoltà, di fronte a una Chiesa che sta attraversando anche momenti non semplici, dove non tutto è chiaro, dove non si capisce qual è la strada giusta, prevale il nostro buonsenso. Prevale la nostra voglia di fare bene le cose, da esperti, da gente che ha già fatto nella vita magari delle esperienze e sa che certe situazioni si affrontano e si risolvono in un certo modo. Quante volte dimentichiamo di fermarci e di metterci davanti a quel crocifisso, a quel Signore, quel Maestro che abbiamo fatto nostro nella vita per scelta. E imparare ad ascoltarlo significa fare suonare nel nostro cuore le sue parole. Ma questo mettersi in cammino non è generico. Gesù dà delle indicazioni molto chiare ai suoi discepoli e chiede loro di partire senza portare con sé niente, solo la tunica, il bastone e i sandali ai piedi. È interessante questo, quasi un ricordarci che i cammini di fede a cui siamo invitati e che ogni domenica ascoltando il Vangelo vorremmo riuscire a fare nostri per convertire la nostra vita e continuare a camminare per diventare veri discepoli di Gesù, ecco che hanno bisogno, questo richiamo, di togliere dalla nostra vita tutta quella zavorra rappresentata dai nostri legami materiali, da quelle cose che ci rendono la vita facile, da quelle scelte che magari abbiamo fatto e che ci ostacolano in quella adesione libera e totale alla parola del Signore. Ma non è un viaggiare da soli, è interessante questo, in un mondo dove l'io viene coltivato e viene quasi esasperato nella sua forma di capacità di poter realizzare qualsiasi cosa, come accade nel nostro mondo, ecco che Gesù li invita ad andare a due. È bello questo, perché ci fa riscoprire il senso della nostra fragilità. Essere, viaggiare da soli significa anche essere autoreferenziali, decidere da soli cosa fare, decidere cosa è giusto, cosa è sbagliato, poter giustificare ogni nostra azione con noi stessi, senza dover interpellare l'altro. Ecco che Gesù ci invita a ricordarci che il nostro cammino non è un cammino solitario, è un cammino che si compie in comunità, in comunione coi fratelli. È solo stando coi fratelli che noi impariamo ad amare gli altri, a riconoscere i nostri errori, a riconoscere i nostri limiti. Un cammino al nostro che non è facile. Gesù è molto onesto, è molto trasparente. Nel Vangelo di Marco è molto diretto con i suoi discepoli e non nega ciò che accadrà loro. Le fatiche che dovranno affrontare non saranno accolti da tutte le parti, non tutti saranno disposti a farli entrare nelle loro case, ma sembra volerli rincuorare prima che ciò accada, a far presente loro che ciò che stanno portando come parola non è facile da accorgere, ma allo stesso tempo non deve essere nemmeno fonte di giudizio. Non tocca loro dire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Devono portare la parola a tutti, senza pregiudizio. E anche questo è un atteggiamento che dobbiamo recuperare. Quante volte nelle nostre proposizioni, nei nostri slanci per cercare di rianimare magari una chiesa un po' assopita, ecco che ci arrabbiamo, ecco che ce l'abbiamo con chi non ci segue e non collabora con noi per cercare di fare le cose meglio. Ecco che Gesù ci richiama anche in questo caso a non preoccuparci. L'importante è custodire nel nostro cuore la sua parola. L'importante è fare quel cammino di fede e portare la sua parola ai fratelli. Lui sa meglio di noi che questa parola non è facile da portare, non tutti sono disposti e dobbiamo imparare in questo senso a non giudicare i fratelli quando non si comportano o non seguono quello che per noi appare evidente. Ma cosa chiede a Gesù a questi discepoli? Cosa chiede a noi di fare, di metterci
alla prova, di camminare con Lui per imparare a essere Suoi discepoli un passo alla volta, senza aver paura di sbagliare. Innanzitutto l'annuncio della parola. Ecco chi chiede di portare ai fratelli, alle persone che incontrano, nei villaggi vicini, quella parola che sta, quegli insegnamenti che hanno ascoltato. Ecco quanto è importante farci noi stessi missionari, capaci di portare ciò che abbiamo appreso nel mondo. Ma non solo. Quello scacciare i demoni. Ecco, qua forse la nostra storia, la nostra cultura l'ha fatto diventare un fatto quasi esoterico, quasi dipingendolo come fosse una storia di maghi, di maghette, di cose un po' tremende, che riguardano i pochi, riguardano i credulori. Qui dobbiamo recuperare un po' il senso di questa, del demoniaco che abita in noi, che non è l'essere creduloni rispetto a una certa cultura, superata dalla scienza, potremmo dire, ma riconoscere che nella nostra vita esistono ideali, fatti, interessi che possono distrarci da Gesù, distrarci dal suo insegnamento, che diventano delle polarizzazioni dei nostri interessi, che ci fanno diventare meno uomini, ci fanno pensare più a noi stessi. Ecco che Gesù invita i suoi discepoli a scacciare dai fratelli e far ritrovare ai fratelli questo, l'essere veramente uomini, l'essere capaci di quella solidarietà, di quell'altruismo, di quella bontà, di quell'amore per il prossimo che il Signore gli ha insegnato, capaci di superare quelli che sono gli interessi privati, potremmo dire. Quanto bisogno oggi abbiamo nel superare i nostri egoismi, superare i nostri interessi personali. Quanto abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a vedere come si concretizzano questi interessi personali nella nostra vita. E ancora il guarire i malati. Ecco che l'altro grande segno che Gesù ha mostrato ai discepoli è la capacità di consolare gli afflitti e i malati, di stare accanto alle persone che la malattia ha reso sole, ha escluso dalla comunità. Quanto bisogno oggi abbiamo di attenzione verso chi si trova nella malattia e nello sconforto. Quanta tenerezza occorre nelle nostre relazioni interpersonali. È una grande pagina quella di oggi, è una svolta per i discepoli, ma deve essere una svolta anche per noi, per imparare che non bisogna arrivare alla fine del Vangelo e alla fine di anni di studio per poterlo mettere in pratica. Gesù vuole che noi impariamo ogni domenica ad ascoltarlo e a metterci alla prova, a metterci al servizio, con i nostri strumenti, con quello che abbiamo, con le nostre capacità, per quello che possiamo fare. E allora buon cammino a tutti. E l'invito non può essere che quello di rileggere la seconda lettura, quel grande inno di Efesini, che è un grande inno di lode per ringraziare il Signore dei doni di grazia che fa costantemente nella nostra vita. Buona domenica a tutti. Thank you.